Dopo la segnalazione delle scritte razziste apparse lungo muro a Granatari, interviene l'amministrazione comunale a sollecitare l'intervento il consigliere comunale Gaetano Gennaro. Pronta la risposta dell'amministrazione, che ha inviato sul posto una pattuglia della polizia municipale. Il vice sindaco Salvatore Mondello ha dato ampie rassicurazioni che si interverrà per rimuovere le scritte. Francesco Giunta, gestore della comunità di accoglienza per minori migranti Utopia Oxfam, che ospita 10 ragazzi nella casa di Granatari, ha appreso dalla stampa la notizia di queste scritte. Non c'è limite all'idiozia umana, commenta. Non abbiamo avuto problemi e nemmeno i ragazzi che ospitiamo hanno mai subito alcun tipo di provocazione. Frequentano regolarmente le nostre scuole e praticano attività calcistica. Sono abbastanza integrati. Le scritte sono comparse in via Margi, sulla via Circuito, il capolinea dello Shuttle, in via Consolare Pompea, di fronte all'ex ritrovo Granatari. La casa che accoglie i migranti si trova a 500 metri proprio dalle scritte. I ragazzi percorrono quella strada per raggiungere la fermata dell'autobus e andare a scuola. Sui social numerosi commenti questo gesto e anche molti commenti di indignazione.